Dalla sala stampa di Castelvolturno con Salvatore Cagliazza, il Roma. Si è appena conclusa la conferenza di Pandev e Benitez. Quali sensazioni per la gara di domani con l'Arsenal? Beh, la sensazione comune è che tutti credono in questa impresa, perché di impresa si tratta. Se non si deve pensare al risultato di Marsiglia-Borussia, credo che è davvero molto difficile battere una delle squadre più in forma del momento e più forte, più ricca di campioni come l'Arsenal 3-0 per poi passare agli ottavi di finale di Champions League. Credo che la cosa assurda sia quella di essere capitati in un girone di ferro dove con 9 punti oggi non si sa se si va o meno al turno successivo. A dirigere l'incontro, l'ungherese Cassà, cosa ti aspetti? Mi aspetto un arbitraggio equilibrato, un arbitraggio senza un peso dall'una o dall'altra parte. Purtroppo, lo dicevo prima in radio, a Dortmund è pesato tantissimo l'errore dell'arbitro nei primi 10 minuti quando ha regalato un rigore al Borussia e non ha permesso il Napoli di impostare la partita come l'aveva preparata, perché a prescindere da tutto lì abbiamo visto un buon Napoli, solo che purtroppo una volta passato in svantaggio ha dovuto cambiare il metodo di gioco e si è scoperto, e poi naturalmente lì la classe non, ha fatto la differenza. Non dimentichiamo che affrontavamo i vicecampioni d'Europa. Domani affrontiamo, ripeto, una grande squadra, ma credo nel gruppo, credo nella forza di un allenatore che sta lavorando bene e che vuole arrivare al più presto al 100% per poter poi portare a casa dei risultati importanti. Higuain o Pandev, chi pensi possa essere l'uomo decisivo? Mi rifaccio a Pandev, l'importante è vincere, poi non conta chi segna. Certo, ognuno vuole essere protagonista in una serata bellissima, in una serata che tutti vorrebbero giocare. Queste sono partite che fanno emozionare anche i campioni come Higuain, che ha giocato nel Real Madrid, non dimentichiamolo. Mi auguro che il San Paolo possa essere protagonista, così come lo è stato nella prima partita di Champions League contro il Borussia, quando ha permesso al Napoli di vincere incredibilmente la prima partita contro chi l'anno prima, pochi mesi prima, aveva giocato la finale di Champions League con il Bayern Monaco. Da Castelvolturno è davvero tutto, ringraziamo Salvatore Cagliazza, Diego Scarpitti, Federico TV.